Signori cari, bentornati nel mio canale, dove vi faccio vedere tantissime cose belle, ma pure ci accade in questi giorni, perché sono dei giorni un po' sfortunati, per cui ecco il motivo per cui stanno uscendo i video una pesa nata. E per supportarmi sia in questo periodo sfortunato, che diciamo anche il canale in generale, potete iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche, così mi fate sapere il grandissimo supporto che comunque sono certo che mi riserviate. Ma come avete avuto modo di vedere, speriamo che ho fatto un'introduzione figa, perché mo non lo so se la faccio tenga tempo, però spero di averla fatta. Il prodotto di oggi è un robot aspirapolvere che secondo me è ancora più evoluto rispetto a tutti quelli che ho recensito sino adesso, e si troverà sicuramente qui in alto a destra il link con tutti gli, appunto, i prodotti che ho già fatto. Ma perché c'è un'evoluzione? Chiaramente si capisce, cioè penso quasi tutti sapranno che questa specie di brufolo nella parte superiore è un radar, un lidar nello specifico, una torretta laser che ci permette di mappare in tempo reale, non solo mappa in tempo reale, ma si riesce anche a ricordare la mappa di tutte quelle che sono state le stanze che è andato a esplorare, per poter fare delle cose veramente molto fighe mediante l'app. Ma facciamo una cosa a volte, insomma, non corriamo. Insomma, parliamo di cosa? Il robot nello specifico è un Midea M7, mo in the Navy idea di questa Midea che marca era, però ho studiato, ho fatto i compiti e ho scoperto che questa marca si sta sempre più affermando nel mercato sia orientale che occidentale, comportando dei prodotti di qualità veramente molto buona, e sia nell'ambito della climatizzazione che in questo della robotica, comunque della pulizia domestica, è veramente molto ferrata. Allora, chiaramente i robot aspirapolvere ce ne sono tanti in commercio di tutti i prezzi, e secondo me il prezzo che ha questo rispetto a tutte le funzionalità che ha sono veramente ottime e competitive. Tant'è che vi dico sin da subito che la doppia funzione di lavaggio più aspirazione dei pavimenti mi è piaciuta in particolar modo. Perché? Perché lo fa assieme, fatto cosa assieme, cioè praticamente mentre aspira sta lavando, e quindi cioè non devi fare la doppia passata, cioè questa cosa è magica. Cioè già c'avevo un robottino prima, che poi farò un confronto dei vari robot sulle varie categorie, perché secondo me potrebbe uscire una cosa interessante. Ma questo, diciamo, facendo tutto insieme riesce a ridurre notevolmente i tempi e aumentare appunto quella che è l'efficienza. Ma volendo fare una panoramica un po' generale di questo robot, come è possibile vedere nella parte superiore è composto da questa torretta laser che, come abbiamo detto, riesce a mappare le stanze e ricordarle sulla propria applicazione. Esiste un tasto di on e off, piuttosto il tasto di ritorno alla base, sono due tasti fisici. E anche nella parte interna ci saranno Arabimo Go, perché quasi apre il cofano, voi non li vedete ma fidatemi, ci saranno il tasto del wifi, il tasto del reset e un altro tasto che non mi ricorda che serve. No, non me lo ricordo, non si può ricordare tutto, ma non servirà qualcosa. Ma la parte sensoristica è sicuramente una delle più complete, perché come è possibile vedere, innanzitutto esiste un sensore meccanico che ci consente di andare a stabilire quando ci saranno degli urti, quindi andare a vedere delle superfici dure, se può dire, superfici dure, sì. Quindi ci sarà questa sorta di molla, insomma, che ci andrà a far capire quando viene in contatto con delle pareti. E questa è già la prima differenza, tipo ad esempio rispetto alle tende. Poi ci sarà un comparto di sensori a infrarossi nella parte superiore, come è possibile vedere, che andrà appunto a ulteriormente mappare in modo più accurato e più preciso per potersi muovere in modo efficiente all'interno dell'ambiente domestico. Sensori che poi proseguono anche nel di dietro, come potete vedere, nella parte posteriore, cioè sta qui, e nella parte inferiore, dove è possibile vedere che non solo ci sono i sensori, questi qua, vediamo, i sensori che abbiamo visto poc'anzi, questi sensori che abbiamo visto poc'anzi ci servono per evitare le cadute, quindi quando ci troviamo per esempio su una scala, su un gradino, lui riesce a rilevare il balzo, quindi di altezza, e consente appunto di non si accappotto. Veramente, ho fatto varie prove e questo non si accappotta. Inoltre, sicché sta ancora in piedi, andiamo a parlare un pochettino non solo dell'ambito sensoristico, che presenta anche un sensore che ci consente di capire quando stiamo su delle determinate superfici per aumentare la potenza di aspirazione, che comunque già è molto buona, sui 4000 Pascal, ma presenta due spazzole che secondo me sono fatte veramente molto bene, sono, se non erro, in silicone e non si vanno ad arrabugliare con quelli che sono i fronzoli dei tappeti, insomma, che ho, vi faccio vedere qualcosa in modo tale che vi rendete conto di come si comporta. Oltre a questo sono presenti due elettrodi che ci andranno a caricare lo stesso robot sulla base di ricarica, piuttosto che la ruota passiva che ci consente di andare un pochettino un po' ovunque dove vogliamo, e due belle ruote a carrammato, cioè guardate qua
qualche escursione, non so se sapete, ma c'è un'escursione veramente molto buona. Inoltre la spazzola posteriore è di un materiale soffice, cosa che mi è piaciuta perché ho notato che essere più efficiente rispetto ai materiali un po' più duri, rispetto alle superfici che comunque io ho a casa, e anche con i tappeti. Mi pare che ho detto un po' tutto nella parte posteriore, insomma, e poi presenta, come ho fatto vedere poc'anzi nella parte, diciamo, forse meno adatta, un cofano. Questo cofano al suo interno presenta i tasti che vi ho detto prima, questo pulsante già capito che serve, oltre che la vaschetta. La vaschetta si può ritrarre e quando si ritrae, si è ritratta, aggiungiate insomma. Ci sta una voce configurabile in italiano che ci andrà a dire che la vaschetta è stata levata, quindi ci sarà un problema, non ce lo farà avviare. Questa è molto, una cosa molto buona per la sicurezza. Dalla vaschetta, come è possibile vedere, sarà presente anche una piccola spatolina che ci consente di andare a rimuovere pelucci e quant'altro che si va a ingarbugliare all'interno sia della vaschetta che delle ruote. Ma non solo, una cosa che a me è piaciuta in particolar modo, non so se si vede, questa specie di dondolo. Questo dondolo a che serve? Serve nel momento in cui noi andiamo a aspirare di non far ritornare nella parte frontale quelle che sono le polveri. Polveri che poi vengono raccolte e aspirate da questo comodo filtro che è in materiale EPA più acciaio, insomma è un filtro veramente molto efficiente. Si può sostituire, infatti dalla confezione sono uscite diversi accessori. Ma che sapo da confezione, ma faccio vedere alla fine, ve la voglio far vedere alla fine, perché arriva fino alla fine questo video. E diciamo che ho fatto già una bella panoramica di quello che è tutto questo robot. Secondo me non è neanche troppo ingombrante, forse come dimensioni siamo un po' superiori su quello precedente, però la potenzialità di mappare e di fare diverse funzioni è veramente molto importante. Infatti adesso andiamo a vedere come si comporta, credo di aver parlato già abbastanza. Benissimo, quindi siamo giunti al punto in cui andremo a fare effettivamente il test di quello che questo aspirapolvere riesce a produrre, quindi ad aspirare, a lavare. E per fare questo mi sono innanzitutto attrezzato di un po' di monnezza che sta qui nella parte, insomma, qua a terra. E nello specifico vado a capire in primis qual è il grado di aspirazione, quindi andando ad aspirare delle briciole più o meno grandi. E poi vediamo un pochettino anche il reparto del lavaggio, come si comporta, e magari anche in contemporanea, perché abbiamo detto che ha questa funzione molto interessante. Vi garantisco che oggi fa veramente un cavolo di pazza, e quindi spero che questo sacrificio, questa sorta di impegno che sto prendendo sia, diciamo, ben apprezzato, magari iscrivendovi al canale, vi dico ancora una volta, perché è sempre importantissimo. Ma detto ciò, come potete vedere i livelli di sporcizia sono vari: ci sta della polvere, ci stanno delle briciole, delle molliche, e infine ci sta la farina, che forse è una delle cose più antipatiche da raccogliere. Chiaramente il pavimento, come di solito possiamo vedere a casa mia, non è prettamente facile da pulire, perché ci sono queste fughe che comunque danno fastidio al robot e quindi vanno a accumulare un po' di sporcizia. Però vediamo un pochino come si comporta. Chiaramente, come ovvio che sia, ci sarà l'applicazione M Smart Life che ci andrà a configurare l'account. Bisogna andare a configurare l'account. Una volta configurato l'account va aggiunto il robot. Una volta aggiunto il robot c'è la schermata principale, come potete vedere, che c'è la mappa dove andiamo a identificare la mappa del proprio nucleo abitativo. Nello specifico la prima applicazione si andrà a fare il giro intorno a tutta la casa e creerà questa mappa. Mappa che poi possiamo andare a gestire anche qui in basso nelle opzioni gestione mappa. Come potete vedere ci sono diverse mappe, possiamo fare una mappa multistrato qualora avessimo più piani e quindi volessimo andare a mettere diverse mappe a seconda del piano in cui stiamo, andarla a utilizzare o modificarla. Interessante è anche la possibilità di andare a gestire, sempre mediante questo menu delle mappe, la partizione di ogni singola stanza. Quindi possiamo andare a partizionare, andare a mettere dei nomi, ad esempio stanzetta, cucina, salone. Nello specifico io mi trovo adesso nel salone, e andare a creare appunto delle vere e proprie linee di demarcazione. Possiamo andare a unire due partizioni, quindi fare una stanza più grande, piuttosto che andare a separarle in questo modo utilizzando questi opportuni strumenti. Ma detto ciò, insomma, quindi questo è per quanto riguarda la gestione della mappa. Possiamo anche creare delle aree virtuali. Queste aree virtuali cosa ci vanno a definire? Ci possiamo creare delle pareti, ovvero delle zone in cui il robot non dovrà andare, piuttosto che andare a mettere delle aree limitate, sia per quanto riguarda l'aspirazione sia per quanto riguarda il lavaggio. Quindi possiamo creare più zone dove lui andrà a riconoscere cosa fare e cosa
cosa non fare, cosa veramente molto interessante perché rende tutto molto più pratico e più smart. Come se leva sta cosa, ok, levato. Detto ciò, insomma, questo è per quanto riguarda la questione della mappa. Ma nel frattempo vi voglio far vedere un pochettino la pulizia. Nel momento in cui andiamo a cliccare inizia pulizia, lui farà la pulizia di tutta la casa, diciamo, farà una passata in tutto il nostro, in tutti i nostri ambienti, ma possiamo anche andare a definire la pulizia della singola zona. Possiamo andare a dire ok, vammi a pulire una singola area, e nello specifico vado a dire puliscimi questa area, ovvero vado a delimitare una zona di pulizia che poi praticamente sarebbe questa qua che sto qua davanti. La vado a dire quante passate vuoi fare, gli facciamo fare due passate perché magari potrebbe essere interessante vedere se riesce a passare due volte e appunto andare a pulire il meglio possibile. In questo modo possiamo andare a avviare la pulizia e vediamo che il robot che è qua nella parte, nella mia stanza, andrà man mano a camminare fino ad arrivare nella zona interessata, quindi dobbiamo solo attendere. Ma nel mentre che attendiamo andiamo a vedere anche quest'altra ulteriore pulizia. Qua possiamo andare a identificare le diverse zone, le diverse stanze, quindi possiamo dire ok, puliscimi questa stanza due volte, tre volte e così via. Chiaramente andando a definire anche la pulizia come avviene, ovvero con la potenza di aspirazione su diversi livelli piuttosto che anche la il lavaggio su diversi livelli. Ora non abbiamo il moppino attaccato, quindi non ce l'andrà a dire, ma il robot intanto è arrivato. Il robot è arrivato e sta facendo le sue prime passate di pulizia per vedere un pochettino qual è la zona da pulire. Ecco, probabilmente interessante andare a vedere come lui chiaramente parte facendo il perimetro della stanza e andando quindi a fare un suo algoritmo che riconosce tutta la zona per poter non trascurare nessun angolino. Infatti, come potete vedere, è partito dagli estremi per poi andare ad accentrarsi sempre di più. Ecco, ci siamo, forse la volta buona che inizia a passare la prima volta sulle bricioline e boh, fatto un po' con un macello, le ha sparate un po' qui e lì. Come potete vedere, chiaramente dove è passato è riuscito a raccogliere, però diciamo che sostanzialmente in questa tipologia di paramenti questa è la parte un po' più complessa perché le setole spazzano. Però come potete vedere ci ripassa una seconda volta e quelle che c'erano qua insomma le ha prese. Questo mi fa capire l'importanza di passare due volte. Ma ecco che forse si fa una passata sulla polvere, come potete vedere. Ok, l'ha raccolta abbastanza bene. Voglio ricordarvi che la polvere chiaramente qua è veramente molto sottile, per cui il pavimento neanche aiuta. Sta facendo una seconda passata in diretta, vediamo un pochettino il comportamento. Come potete vedere si è praticamente mangiato tutto, ma sta passando anche per la farina, signori, in diretta sta passando anche per la farina e sembra che si sia comportato abbastanza bene. Vedete chiaramente le fughe, il problema che hanno, ma sostanzialmente non mi sembra essere andato tanto male. Ecco, in modo molto ravvicinato, come potete vedere, l'ha aspirata veramente quasi tutta e vi garantisco che la farina non è per niente semplice. Ecco, appunto, sta passando di nuovo sulle briciole e come potete vedere le sta raccogliendo veramente. Io credo che ci sia una sorta di sensore che riesce anche a stabilire appunto le zone dove c'è un po' più di sporco accumulato, ma chiaramente quelle che sono finite sotto al camino è un po' complicato prenderle perché la torretta non consente. Però sostanzialmente, come potete vedere, in zone diciamo abbastanza tranquille da raggiungere non ci sono problemi, sta raccogliendo quelle che... eccolo qua, si è praticamente mangiato tutto. Sostanzialmente secondo me il lavoro è stato fatto egregiamente. Peccato per quelle. Perfetto, non specifico adesso sotto al cofanino ci sarà il contenitore pieno di roba, ma andiamo a vedere che io ho provveduto a collegare sia il moppino, come è possibile vedere, che mettere l'acqua all'interno di questo recipiente per poterlo collegare e andare a utilizzare anche la funzione lavaggio. Nel momento in cui viene inserito in questo modo, quindi il moppino, lui riconoscerà che ci sarà anche la vaschetta e il lavaggio per poter avviare una tipologia di pulizia che unisce l'aspirazione al lavaggio. Per fare il test del lavaggio mi occupo appunto di poter sporcare il pavimento mediante il caffè con questa macchinetta che poi io vi vorrò portare sul canale perché è veramente molto bella, l'ho comprata da poco e vi voglio far vedere come funziona. Ma adesso facciamo un caffè di quelli che io proprio non mi piacciono proprio, in modo tale che andiamo a buttare a terra e vedere un pochettino come si comporta durante il lavaggio. Vedete poi il caffè verde magari. Ecco, forse la parte più divertente è quella di andare a buttare il caffè a terra. Diciamo che in questa circostanza magari non è proprio il massimo utilizzare questa tipologia di prova, perché chiaramente avendo delle fughe non si comporta bene nelle fughe, però sulle superfici diciamo piane è veramente un'altra cosa. Ma
siccome stiamo provando nella condizione più difficile, andiamo a vedere come si comporta. Ecco, in questo caso voglio far vedere un pochettino quello che poi è il sunto di quella che è stata la pulizia precedente. Ha fatto vedere qual è la zona che ho pulito, quante volte è passato, l'area di pulizia e i minuti che sono intercorsi. Ma andiamo a avviare una nuova pulizia. Vogliamo interrompere il ciclo? Sì che lo vogliamo interrompere. Andiamo a fare una pulizia di quale zona? Non della zona, ma andiamo ad aggiungere come prima questa zona. Insomma, questa zona qui. Bene, una volta aggiunta possiamo dire facciamoci fare due passate e inizia la pulizia. Chiaramente adesso lui riconosce che ci sarà la vaschetta e possiamo andare a dire quale sarà la, diciamo, la percentuale di liquido da andare a mettere. Adesso andiamo sulla media, insomma, che credo possa andare bene. Ah, io vi consiglio poi tra l'altro di andare a inumidire prima un po' il panno per poterlo rendere più efficiente. Ma come potete vedere, perché ha selezionato uno, deve due? Andiamo a vedere un pochettino, adesso dalla mappa si sta avvicinando, come potete osservare, e lì in fondo eccolo là che sta avvenendo. Ecco, sta giungendo il momento in cui passa sopra la prima parte e come potete vedere anche la seconda, direi che si è comportato egregiamente. Direi che è passato anche sotto il mio stupore, devo essere onesto. Voglio farglielo vedere anche contro luce, come passando va a prendere veramente molto bene con il moppino le zone sporche e crea questa sorta di striscia di pulizia che, utilizzando appunto il pannetto in dotazione, è veramente fatta molto bene. Come potete vedere infatti non è rimasto proprio niente, neanche nelle fughe, veramente mi sorprende. Questa è la prima volta che ho fatto su destra, molto bene. Ecco, diciamo che forse da questa inquadratura dall'alto riesce a meglio a rendere l'idea un pochettino di come sta passando, quali sono i giri che ha fatto e quali sono appunto le zone interessate dalla pulizia, che sostanzialmente mi sta meravigliando, cioè lo sto dicendo più volte, ma si sta comportando veramente molto bene. Ed è interessante capire anche come si accorga, secondo me, di alcune zone che sono particolarmente sporche, perché ho notato che ci sta passando più volte, quindi ci sta un sensore che chiaramente fa un ottimo lavoro sotto questo punto di vista, grazie comunque anche ai continui aggiornamenti. Come ho già detto precedentemente, c'è anche la possibilità di andare a pulire per partizioni ed è proprio quello che voglio fare adesso. Voglio andare a pulire due volte questa stanza in cui mi trovo e andare appunto a effettuare il lavaggio completo. Lavaggio completo che però quindi andrà effettuato lungo tutta questa superficie e nel mentre vi voglio far vedere altre cose interessanti. Nello specifico, andando nel menu, quindi possiamo andare a definire altre opzioni, nello specifico appunto salvare la mappa, amplificare la potenza, perché lui qualora si trova su dei tappeti o comunque su delle superfici, come potete sentire, qualora è necessario si può andare ad amplificare la potenza di aspirazione. C'è la possibilità di utilizzare i comandi manuale, quindi come una sorta di joystick, effettuare delle pulizie programmate, quindi andare a effettuare proprio dei veri e propri scenari in cui si andrà ad attivare, a disattivare, quale zone andare a pulire e quant'altro. Sostanzialmente inoltre è possibile anche andare a impostare dei comandi vocali, quindi avviare mediante Alexa o Google, a impostare a modalità notturna e vedere un pochettino quelli che sono lo stato dei materiali. Lo stato dei materiali è molto, un'informazione molto interessante, perché andrà a dire quando è opportuno cambiare il filtro EPA piuttosto che le spatoline, piuttosto che la spazzola centrale. Molto molto utile e molto interessante. Nello specifico possiamo anche effettuare l'aggiornamento del firmware, veramente molto importante, perché va a migliorare, come detto, tantissime cose, fare un reset o vedere un pochettino anche quelli che sono i record di pulizia. Inoltre c'è anche il manuale utente, cosa molto interessante. Ma nel mentre possiamo vedere che sta appunto pulendo questa stanza, nello specifico con il mop la sta lavando, continuando a lavare, e vediamo un pochettino alla fine di tutto quali sono i risultati, quali sono le mie considerazioni. Ah, che poi avevo promesso di far... Che caduto? Ah, che poi in realtà vi avevo promesso di farvi vedere cosa usciva dalla confezione, cioè da questo scatolone enorme. Chiaramente usciva tutto l'ambaradano, ovvero il robottino, le spazzoline che girano, la base di ricarica ovviamente che sta all'interno, piuttosto che due accessori che in realtà poi sono quelli che poi si dovrebbe fare l'unboxing. Il primo è il filtro di riserva, perché abbiamo visto che ci sta un filtro già all'interno, e questo è quello di riserva. Oltre al filtro di riserva chiaramente è uscito il moppino che si riesce a lavare e riutilizzare, quindi molto buono per l'ambiente. Come potete vedere qua ci sta la parte dove va collegato
nella vaschetta che è secondo me sia piccolina ma secondo me è abbastanza efficiente per quello che poi è il reale utilizzo, cioè non è che amma fa 7 litri di raccolta, no? Comunque si mette qua sotto in modo, no, in realtà non si mette qua sotto ma si mette su una basetta che non mi ricordo, raggiungi, che praticamente è questa, quindi si collega a questa base di plastica il moppino, la base di plastica si mette sotto al robot, lui automaticamente riconosce che deve lavare, o meglio che ha la possibilità di lavare. Oltremodo, dopo tutte queste cose sono usciti anche due manualetti che io sì li ho letti, relativamente possono essere chiaramente utili perché vanno a fare una prima configurazione, ti fanno capire un pochettino come si collega eccetera eccetera, però tutto sommato diciamo possono questa volta veramente servire. E insomma, come avete visto, non è che ci stanno 3000 oggettini, ci sta giusto quello indispensabile, l'essenziale per poterlo far funzionare. Bene, insomma, che dire, siamo tornati di nuovo qui. In realtà chi si continua i video della volta perché già ho fatto le prove test e quindi già sapevo come sarebbe andata. Come avete avuto modo di vedere, sia per quanto riguarda il lavaggio sia per quanto riguarda l'aspirazione, si comporta veramente molto bene, tantissime le funzioni, tantissime le potenzialità. È molto buono anche il supporto della casa produttrice che continuamente tende ad aggiornare il firmware, aggiornando anche con esso gli algoritmi di rilevamento, gli algoritmi di mappatura e comunque dando un'esperienza utente finale veramente molto buona. Insomma, spero che con questa carrellata di informazioni vi abbia aiutato a capire quali sono le potenzialità e soprattutto riferite al costo, perché io giù vi ho messo il link in descrizione per poter andare a vedere quanto costa attualmente. Secondo me, cioè, potrebbe essere veramente un ottimo best buy. Che poi in realtà sono anche in attesa di altri robot, cioè se tu qualsiasi casa produttrice tu sia, vuoi farmi testare il robot, io sono qui disponibile, mi fa tanto piacere perché secondo me è un argomento interessante da portare sul reparto tecnologico sul mio canale e per tutti voi insomma che siete interessati. Per cui magari se condividete questo video, magari se ne possono accorgere che possiamo andare a testare ulteriori robot aspirapolveri. Insomma amici, anche per questa volta è stato veramente un piacere pazzo. Noi ci incontriamo in un prossimo video dove vi andrò a parlare, che vi dica la prossima volta, non lo so. Intanto, visto che vi trovate, cliccate sul mio faccione qua, magari vi iscrivete e potete vedere questi due video che ho fatto con tanto amore, tanta dedizione e tanta gioia. Ma raccomando, non sparite. Ci vediamo nella prossima, ciao.